Soddisfa Spartolino? Sì. No, e la prima cosa è un pensiero per Fabrizio e la famiglia di Fabrizio, quale siamo vicini. È il primo pensiero che dobbiamo a lui e alla sua famiglia, proprio perché ci teniamo io, ma ci teniamo molto la squadra, ci teniamo molto tutti, per cui ecco, un abbraccio di vicinanza, di essere insomma, quantomeno con in certi momenti avere come priorità altre cose, ecco, oggi ci teniamo a fare questo. Ragazzo, qualche merito a tutti quanti, quelle cose che colpiscono così da vicino, insomma, c'è bisogno di grande calma attorno. Ecco, ma ti chiedo subito, ci hai parlato, ti hai detto che se la sente comunque di... No, lui ci raggiungerà stasera in ritiro, poi parlerò con lui, siamo sentiti ieri, insomma, per cui adesso poi parlerò. Lui si è messo a disposizione, ma non avevo dubbi per questo, insomma. Colpita? Beh, insomma. È peggio che giocare con un ginocchio fracassato, però così, nel senso che giochi in una condizione, oppure può essere. Io non voglio entrare, nemmeno io. Non voglio entrare, ripeto, mi avete chiesto che stasera ci raggiungerà il ritiro perché la sua volontà è quella e noi la cogliamo a braccia aperte. Tornando alla partita, a parte che. Mi fa ancora più piacere che abbia potuto dedicare la sua mamma al gol al Palermo, ha fatto in tempo a fargli la gola dedicata. Facciamo la conta, perché tutta la settimana qua questo c'è, questo non c'è. Come è messo Brescia? Cioè, come disposizione di uomini con lo Spezia? Ma un po' come la scorsa volta con qualche... col contrattempo di Moncini, a parte il discorso di Fabrizio, che è una cosa, una sfera diversa, e che si è allenato a parte, comunque domani verrà con noi, cercheremo di capire anche domattina, no? Di verificarlo bene, però sicuramente è una situazione che dobbiamo tenere ben, insomma, ben controllata, monitorata. E mi ricollego a questo, il provino, se così possiamo chiamarlo, che intendete fare domani mattina, verte a un eventuale, come dire, subentro a partita in corso e non a una titolarità, o c'è ancora una piccola speranza? Vediamo le risposte, non voglio precludere niente a nessuno. Ok, e più in generale ti chiedo difficoltà per varie ragioni, o per l'ultimo che ha colpito Paghera, un po' per... la coperta è cortissima, in attacco ti chiedo se è questa la partita in cui più di tutte le altre deve uscire lo spirito di gruppo, c'è da colmare un po' quel gap che si viene a creare con una spinta in più, magari la volontà di dedicare una vittoria a Fabrizio, magari la volontà di dimostrare di poter fare meno di chiunque. Al di là che non abbiamo bisogno di tirarlo fuori domani, noi abbiamo sempre tirato fuori questo spirito di gruppo ed è abbastanza evidente questo. Se questa cosa ormai che questa settimana un certo tipo di spirito si deve acuire, ma perché ci sono venute addosso un po' di cose, questo sì, però questa squadra ha nel DNA di avere determinate caratteristiche e di avere questo spirito e l'ha dimostrato tutte le volte che si è scesa in campo con Mario, a volte pochissime volte, Mario non riuscendo a fare quello che voleva, ma per la stragrande maggioranza mettere in campo la prestazione che voleva attraverso proprio questo spirito, per cui non è che domani dobbiamo avere, noi l'abbiamo avuto sempre, domani servirà ancora di più probabilmente questo segno. Ha dato uno Spezia che è la squadra che segna di meno in Serie B, che è un allenatore che tu conosci, che è bravo anche a sporcare le partite, ti aspetti quindi uno Spezia d'attesa che verrà a giocare sotto palla? Ma è una squadra che mi sembra strano vederla in quella posizione, ha un buon allenatore, ha una buona rosa, magari hanno sofferto un po' questa partenza, ma nell'ultimo periodo la Spezia ha avuto continuità di risultati e credo che incontriamo una squadra con delle caratteristiche molto simili a quello che è il campionato in questo momento, nel senso che c'è grande attenzione a concedere poco. Però sono altrettanto convinto che lo Spezia verrà qua a giocarsi la partita perché
perché la squadra finora ha dimostrato un grande spirito, forse mai come in questo caso, per tutto quello che sta succedendo e per il traguardo che è lì, meriterebbe uno stadio pieno, una cosa di volenti, tipo, perché io ho notato, non so se è un'impressione mia, ma con la Ternana non ho sentito quel calore che si sente di solito, non so se hai percepito anche tu. Allora, noi al di là che veramente quelli che vengono allo stadio si sostengono sono da incorniciare, nel senso che comunque ci danno una grossa mano sia in casa che poi anche fuori casa. È ovvio che in un momento così ci aspetterebbe una spinta dal punto di vista numerico forte, perché questa squadra ha bisogno di questo, perché ha dimostrato di meritarselo. Questi ragazzi insomma sono andati, hanno buttato un po' oltre l'ostacolo e l'hanno fatto con grande tenacia, con grande voglia di riconquistare. E noi nelle partite cerchiamo sempre di partire forte, appunto per dare anche questo stimolo anche a chi ci sostiene per spingersi, per darsi magari quella spinta in più che noi sentiamo, della quale abbiamo veramente grande bisogno in un momento del campionato, in un momento poi storico nostro, di quello che stiamo vivendo, è veramente importante. Torno sull'avversario, dopo l'ultima partita, quella di polemica per una serie di decisioni arbitrali che non sono state accolte con particolare favore, lo Spezia ha alzato la voce, l'ha fatto soprattutto nell'immediato dopo partita. Ti chiedo se credi o temi che questo possa essere un elemento condizionante per la partita di domani e se sì come. Ma se può essere che possa essere condizionante, io non voglio entrare sugli episodi perché episodi ne abbiamo avuti noi e li abbiamo sempre cercato di farci scivolare via, e può essere condizionante, però io credo che domani abbiamo la fortuna di avere un arbitro bravo, esperto, non sono sicuro che non ci sia questo rischio, non corriamo questo rischio, anzi, però potrebbe essere che sia condizionante, ma ripeto, sono altrettanto convinto che un arbitro esperto e bravo questo non accada. Altro scusa, intervento anche il sindaco, poi ci si va. Credo che si sono mossi in tanti e vabbè, io non voglio entrare in casa da altri, non è nel mio stile, non è, ripeto, tante volte abbiamo avuto da recriminare, voi lo sapete, veramente casi eclatanti e ci siamo limitati a lavorare. Però questo non dico che gli altri, giusto che facciano quello che credono sia giusto fare. Devo tornare un attimo quando hai detto quello che esprime in questo momento il campionato, l'ultimo giro, l'ultima giornata 6-0-0, ti aspettavi? Cosa vogliono dire? Ma aspettarseli direi una bugia, ti dico, mi aspetto che ci siano partite veramente equilibrate, che come dicevo la settimana scorsa la classifica conta relativamente in questo punto del campionato, perché ci sono in ballo obiettivi importanti per chiunque, e tutto questo dà un peso diverso alle gare, e la prova tangibile appunto nell'ultima giornata dove ci sono venuti fuori 6-0-0 e non so che siano 7 pareggi e 6-0-0, una cosa del genere. Sicuramente tutte le squadre hanno provato a superarsi, però sono scaturiti di questi risultati. Questo è un po' la fotografia di quello che sarà il campionato da qui alla fine. Non che saranno sempre giornate così, ma un campionato molto equilibrato che partirà sempre anche delle sorprese.